Sotto lo sguardo attento di Salvatore Bagni, campione d'Italia con il Napoli nella stagione 86-87, il notaresco compie l'impresa, espugna il Nicola Tubaldi, conquista la quarta vittoria consecutiva e vola in testa alla classifica proprio al pari della Recanatese. Giocatori rossoblù che alla fine hanno festeggiato insieme ai propri tifosi, arrivati numerosi nelle Marche e felicissimi per il successo. Squadra di mister Vagnoni che ha saputo soffrire ma ha dimostrato anche grande cinismo con il tecnico che ha azzeccato ancora una volta i cambi. Non a caso decisivo è stato il marocchino Icramellà con una rete meravigliosa nel quarto d'ora finale. Recrimina alla Recanatese che ha colto tre legni nel corso della contesa ma ha dimostrato comunque di essere in salute. Dopo il primo quarto d'ora di studio, la conclusione dell'ex Teramo, Borrelli, fa gridare al gol il pubblico di casa. Il pallone si stampa sul palo e i rossoblù tirano un sospiro di sollievo. Al 17esimo, però, il notaresco passa. Sulla battuta del primo calcio d'angolo, la traiettoria di Frulla è calibrata e pesca Pomante che con uno stacco perentorio anticipa tutti e mette dentro il suo primo gol di stagione. Dura poco la gioia della squadra di Vagnoni, visto che al 19esimo i leopardiani trovano l'immediato 1-1 con Ficola, altro difensore centrale che mette alle spalle di Ginestra girando un calcio di punizione di Borrelli. Sempre dal piede del numero 10 nasce un'altra azione pericolosa per la Recanatese, che coglie il secondo legno di giornata. Il colpo di testa di Pera infatti si stampa sulla traversa. Prima del riposo è ancora la formazione di mister Giampaolo a farsi vedere, al 41esimo con un tiro dal limite fuori di poco di Pera e dal 45esimo con Nodari che sul secondo palo mette dentro di testa, ma la sua gioia viene smorzata dall'intervento dell'assistente che segnala il fuorigioco dello stesso capitano giallorosso. Maggior pressione della Recanatese in avvio di ripresa, due angoli battuti nel giro di due minuti ed un tiro di Pera con palla che sfiora di poco il colpo grosso al minuto 7. Il notaresco agisce di rimessa e prova delle sortite, ma al 22esimo un super intervento di Ginestra ad evitare la capitolazione, con Cancelli che ha sfiorato l'autorete nel tentativo di anticipare Pera. Grazie agli innesti arrivati dalla panchina Romano e Icramellà, i rossoblù tornano a riaffacciarsi dalle parti di Sprecacè, la cui uscita al minuto 28 è decisiva per chiudere lo specchio della porta a Sansovini. Ma al 35esimo nulla può l'estremo difensore. L'azione è d'applausi e la conduce Icramellà che va via sulla destra, salta due avversari, resiste alla carica di un giallorosso, entra in area e mette dentro per la sua seconda rete in stagione. I leopardiani si tuffano subito all'attacco alla ricerca del pari e dal 43esimo colgono il terzo legno della gara. Il colpo di testa di Ficola sugli sviluppi di un angolo viene respinto dal palo. E questa l'ultima emozione del confronto con il notaresco che dopo 5 minuti di recupero brinda al successo insieme ai propri entusiasti tifosi. Questa è stata una partita dalle prime due in classifica, la Recanatese tre legni, però il notaresco alla fine porta a casa questa vittoria con grande cinismo. Sì, cinismo, sofferenza, perché sappiamo di incontrare una squadra molto forte, l'ha dimostrato e nel palleggio e nella tecnica individuale hanno giocatori veramente importanti per questa categoria. Mi spiace perché ogni palla dentro su punizione siamo andati in difficoltà, sapevamo che dovevamo soffrire in loro palleggio, ma la squadra ha sofferto molto bene, adesso come cambiamo tutti stanno bene e danno il loro contributo e i cambi ci stanno facendo anche vincere. Il livello della partita è stato altissimo perché il campo è un campo buono, la Recanatese gioca davvero a calcio, lo sapevamo, l'avevamo preparato in una certa maniera e poi ci siamo dovuti mettere a specchio 3-5-2 perché facevamo fatica sugli esterni e nel 2 contro 1 e abbiamo saputo soffrire, certe volte abbiamo anche buttato troppo la palla, però poi alla fine abbiamo fatto un risultato veramente importante. Ci fate la domanda perché proprio i cambi sono stati anche decisivi perché Romano ma anche Icramellà con l'azione anche prima ha sfiorato la rete e poi c'è stata quella magnificazione. No, Icramellà è un giocatore che con la palla ha i numeri, a estro è un giocatore importante, però poi devi imparare tantissimo a lavorare senza palla visto che è sempre sopra palla, quindi corre sempre verso la nostra porta e devi migliorare se vuoi diventare un giocatore importante. Se tu vai a vedere abbiamo sofferto, però avevamo in campo sempre due attaccanti nella mezza punta più Cancelli che ha fatto anche il quinto un attaccante, quindi la squadra è stata sempre positiva. Se vieni qui e ti difendi solo non riparti mai, la perdi sicuramente. Invece i ragazzi non stavano di tutto, eravamo una squadra offensiva dalle caratteristiche, poi qualcuno si è calato nel ruolo e ha fatto veramente bene, si è servito,
poi alla fine si merita di vincere, perché la squadra ha saputo soffrire e non facciamo voli pindarici, perché sappiamo che ci sono squadre molto più forti, però ci godiamo questo momento. Se vai a vedere oggi ce lo godiamo, domani, poi domenica abbiamo il Pineto, una squadra stratosferica, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra. Era la partita di cartello, questa, ha rispettato le credenziali, perché le due squadre ci hanno provato fino alla fine. Reganatese tre legni nel computo, un gol annullato, però alla fine vince il Notaresco 2-1. Sì, vince il Notaresco 2-1, ne prendiamo atto, però penso che nell'arco dei 90 minuti, con tutte le situazioni che abbiamo creato, meritavamo almeno, secondo me, il pareggio, se non addirittura la vittoria. È stata una partita difficile da commentare, perché loro sono andati in vantaggio, siamo stati bravi a recuperare con il gol di Ficola. Il secondo tempo penso che non hanno mai, diciamo così, non ci hanno mai impensierito più di tanti, tranne quella ripartenza lì che è stata letale. Pazienza, bisogna andare avanti, bisogna avere sempre grande entusiasmo, perché questa squadra ha dimostrato in queste quattro, anche su queste cinque partite, che ha quella voglia di vincere. Purtroppo il calcio, poi ci sono episodi che ti possono condannare, però la prestazione c'è stata.